Benvenuti in un nuovo video! Oggi mi vedete un po' più particolare, un po' in una posizione un po' più particolare, perché come vedete alle mie spalle ho una scatola misteriosa che vi voglio far vedere. Come avete letto dal titolo, perché lì c'è lo spoiler, ho creato un calendario dell'avvento con dei prodotti della Winey. Sono andata a prendere questi prodottini dalla Winey e mi sono fatta il mio calendario dell'avvento. La Winey ha già fatto un calendario, però non è che mi è piaciuto particolarmente, e poi io avevo già fatto degli acquisti che non avevo fatto il video, quindi ho deciso di fare questo haul sotto forma di calendario dell'avvento, quindi è più carino, più bello vedere casella per casella che cosa si cuela all'interno. Questo calendario l'ho fatto un po' di tempo fa, quindi non mi ricordo, i prodotti me li ricordo un po', ma il posto dove stanno non me lo ricordo, perché li ho messi proprio random, li ho messi nelle scatoline, li ho sistemati, poi ci ho appiccicato i numeri a caso e quindi non so assolutamente che cosa c'è all'interno. Adesso mi sistemo un attimo, perché voglio farvi vedere bene casella per casella, e andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questo meraviglioso calendario creato da me. Eccolo qui, l'ho messo un po' così, sta un po' in bilico, quindi farò piano piano, delicatamente, perché sennò non riuscirò a prendere le caselle all'interno. E questo qui è il calendario. Allora, ho fatto la scritta Winey qua, poi ho messo queste decorazioni, non so se riuscite a vederle, lo sposto un attimo, ve lo faccio vedere un po' qua così. Ho fatto la scritta Winey in rilievo, dice tra virgolette, cioè con il contorno più che con il rilievo, un pupazzo di neve qua perché avevo fatto una sbavatura, quindi c'è pure il pupazzetto di neve, il logo della Winey e delle decorazioni che avevo preso da internet, avevo stampato e l'ho messa qua sotto. Qua invece ho fatto io il logo di Winey con l'agrifoglio. E qui un'altra decorazione che riprende questa sopra, ma un pochetto più piccola. E poi ho fatto tutti questi puntini per riprendere la neve, e l'ho fatto sui toni del dorato, veramente bello, cioè mi è venuto tanto carino, mi piace tantissimo. Andiamo ad aprirlo. Le caselline sono messe, sperando che non mi casca tutto, aiuto, ecco, infatti stavo per cascare qualcosa. Le caselline le ho messe in maniera casuale, random, quindi andiamo a cercare numerino per numerino. Allora, per facilitarmi il compito mi giro un po', perdonatemi, e iniziamo a cercare i numeri. Come vedete li ho messi in varie scatoline, le scatoline le ho create tutte io, ho fatto questo calendario praticamente da zero, ho creato le scatoline, ho creato la scatolina che contiene le scatoline, e ho creato questo calendario perché mi piaceva tanto farlo, mi sono divertita a farlo. E andiamo a vedere che cosa avevo acquistato negli haul precedenti, perché li ho mischiati tutti. Iniziamo subito, partiamo dalla prima casella che è qui, l'ho messa qui, e i numeri, un attimo solo che abbasso questo, l'ho fatto apposta perché ho messo i numeri un pochino anche strategici in maniera tale che non mi cascava tutto. Il numerino l'ho colorato io qui dorato, l'ho stampato su internet, c'è il numerino, e ho messo dei puntini per dare l'effetto della neve. E appunto la scatolina è fatta proprio a mano, quindi non è fatta perfetta, però è molto carina. Andiamo a vedere che cosa si cela all'interno. Eccomi qua, mi sono sistemata un po' in maniera tale da potervi far vedere i prodotti. Eccolo qui, questo è il primo acquisto che ho messo all'interno di questa scatolina del numero 1, ed è un pennello da sfumatura. Sono andata a prendere un pennellino da sfumatura perché dato che sto facendo la collezione della Winey, perché ho qualsiasi prodotto della Winey mi piace tantissimo, e ho preso questo qua. Ho dovuto barare un po', accorciare un po' le scatoline perché alcune non c'entravano, ecco, ci sono riuscita. Questo pennellino da sfumatura l'ho preso da sfumatura, piccolino, eccolo qui, non ve lo tiro fuori perché tanto si vede, eccolo qua,
molto morbido, piccolino, proprio per fare le sfumature concentrate. Si chiama Medium Pencil Blender, il numero 3811 Winey, ed è veramente carino. Questo qui lo volevo tantissimo, scusate la macchia rossa sulla mano, bellissimo. Oh, qui sta cascando già tutto, vogliono uscire subito. Allora andiamo a cercare la casella numero 2. La casella numero 2 è qui, è questa qui. Un po' me li sono messi anche facilitati per trovarli, perché sennò non li avrei trovati mai. Poi il video durerebbe troppo. Questo numero invece l'ho fatto diverso, erano sempre sempre su internet, li ho trovati che erano già così, però io al posto di colorare il contorno, che doveva essere scuro, ho lasciato il contorno e ho colorato l'interno con il numerino. Il numerino l'ho dovuto rifare perché non si vedeva, e ho decorato la scatola con tutti i pois. Qui vedete, prima avevo messo le scatoline diversamente perché dovevo farlo da 12, però sono riuscita a farlo da 24 perché mi gustava di più. Dato che dovevo fare gli ultimi acquisti, ho detto facciamo un calendario completo. Vado ad aprirla se ci riesco. Eccola qui. Cosa ci sarà all'interno? Oh sì, mi ricordo. Allora, questa è una palettina di ombretti. Eccola qui, con tutti questi colori particolari. Molto molto bella. Non andrò a fare gli swatch in questo video perché sennò mi ci vorrebbe tantissimo, dato che dobbiamo aprire 24 caselle. Però questa qui è tutta shimmer, no, tutta shimmer, shimmer e satinata, con i colori un po' più scuri grigio, rosa, blu. L'ho voluta prendere un pochetto sui toni più scuri perché io prendo sempre i toni chiari. Ho voluto cambiare e prendere questa. Questa è la una palette, si chiama Winey Eyeshadow. Molto molto carina, mi piace tantissimo, bellissima. Andiamo alla 3, ti prego non fuggire, rimani qui. Andiamo alla numero 3, ed è questa qua, anche questa è lunga. Questa è la 3. Andiamo ad aprirla. Alcune ho dovuto mettere lo scotch perché non mi si chiudevano. Purtroppo le scatoline le ho fatte un po' alla bella e il meglio, però tanto per contenere il prodotto all'interno. Andiamo ad aprirlo e troviamo un altro pennello. Non mi ricordavo di averli messi uno vicino all'altro. Questo pennello è piatto, anche qui ho dovuto barare un po' perché sennò non mi c'entrava. È piatto, infatti un pochino le punte, dopo va bene, andrò a lavarlo, infatti lo voglio tirare fuori subito. Ed è uno di quelli piatti grandi, l'ho preso un po' più grande perché mi piace averlo anche un po' più largo. Eccolo qui, questo è il Winey Pro 08 ed è fatto così. Eccolo qui, bellissimo, cioè stupendo, le setole sempre morbidissime, mi piace veramente tantissimo. Avanti, abbiamo aperto la numero 3, adesso passiamo alla numero 4. La numero 4 è questa qua, sta in quest'angolino qui, non so se riuscite a vederlo, eccolo qui. Ed è questo qua, questo qui è più piccolino, la scatola più piccolina, ho dovuto pure arrangiarla perché era ancora troppo piccola. Mi piace tantissimo fare le cose a mano, io e il fai da te siamo due cose uniche, mi piace tantissimo, mi rilassa, mi dà quella sensazione di tranquillità, insomma, mentre le faccio. E nella scatolina numero 4, questa qui, la andiamo a aprire da sotto perché sopra l'ho bella scocciata. Cosa troviamo? Oh sì, adesso mi ricordo. Ho preso questo correttore, questa volta l'ho preso liquido perché l'altra volta l'avevo preso in stick. Ho preso questo correttore qui, si chiama Radiant Full Coverage correttore liquido, molto molto carino, non vedo l'ora di utilizzarlo. Full coverage dovrebbe essere alta coprenza. L'ho preso molto chiaro perché lo voglio utilizzare anche come primer. Andiamo avanti, abbiamo aperto la 4, adesso passiamo alla 5. La 5 sta per fuggire.
perché fuggi, rimani qui. Ho dovuto metterle così le scatoline perché non ho trovato, non ho avuto modo di fare i piani, quindi perdonatemi se è un po' così, ma a me piace tantissimo perché è particolare. Numero 5, questa scatolina qui. Intanto faccio che li metto a fuoco perché la mia macchina oggi lavora un po' così. Numero 5, allora, in un calendario dell'avvento a me piacerebbe tanto trovare questo prodotto che vi faccio vedere adesso, che non si trova mai. Che cos'è il prodotto che non si trova mai in un calendario dell'avvento? Un fondotinta. Come nel calendario, vi lascio qui il video del calendario che avevo fatto tanto tempo fa di Makeup Revolution, anche lì avevo messo un correttore perché sinceramente quando io prendo un calendario mi piacerebbe comunque trovare anche un fondotinta, perché ovviamente il fondotinta è la base, diciamo, del trucco, e quindi mi piacerebbe trovarlo, e ho preso questo qua. Poi lo volevo provare perché ho preso un altro fondotinta, avevo preso, però purtroppo mi è venuto troppo scuro. Ho sbagliato io a prendere il colore e quindi ho voluto riprenderlo. Infatti ho preso questo qui, si chiama All Day 24 ore Moisture Liquid Foundation, da provare. Sono contenta. Che bello trovare cose che hai comprato già, che sai quello che c'è all'interno. Siamo arrivati al 5, 6. La 6 è questa qui, l'ho messa un po' qui davanti perché erano le ultime. Anche questa è una scatolina abbastanza piccolina. Un attimo che sistemo perché vedo che il calendario sta per fuggire. Eccolo qui, questo è il numero 6, vedete ho fatto pure la riga perché sennò mi confondo. E cosa ci sarà all'interno della scatolina numero 6? Ah sì, allora, questo è un gel per sopracciglia. Io ce l'ho già. Uguale identico, però mi si era un po' rovinato dentro me, diciamo che ho messo lo scovolino sporco all'interno, mi si è sporcato il liquido. Quindi vi do un consiglio: quando avete questi mascara liquidi trasparenti, mascara trasparenti per le sopracciglia, pulite sempre lo scovolino se lo dovete mettere sopra un colore, perché sennò vi si sporca tutto. Io adesso qui non ce l'ho, l'avevo usato per fare questo trucco qui. Ed è questo qua, si chiama Flex Fix e Flex Treatment Mascara Trasparente, sia brow che lash gel, sia ciglia e sopracciglia. Si può usare sia sopra le ciglia che sopra le ciglia e sopra le sopracciglia. Veramente bello, mi sono trovata benissimo, è solo che l'avevo sporcato, quindi me lo sono ripreso e me lo tengo per scorta. Allora, 6. Numero 7 è questo qua. Ho messo i numeri un pochino anche strategici in maniera tale che non mi cascava tutto. Eccomi qua, scusate, mi è crollato tutto in diretta, purtroppo le ho dovute mettere un po' così alla bella e il meglio, quindi perdonatemi per il crollo. Ho dovuto togliere pure un pezzo perché sennò mi cascava tutto. E il numero 7, sono riuscita a ripescarlo, era cascato. Il numero 7 è questo qui, è pesante ma morbido. Cosa sarà mai? Oh, che bello, questo sì, che bello, sono contenta che anche di potervelo far vedere, di poterlo utilizzare e di farvelo vedere. Ho preso un'altra pochette perché nell'altro video scorso avevo preso una pochette e ne ho presa un'altra perché mi piacciono troppo quelle della Winnie. Poi questa qui era scontata, quindi ne ho approfittato e ho preso questa pochettina qua. È reversibile, cioè double pass, a due facce, no, reversibile no, però double face sì, la faccio vedere, ed è bellissima, capiente tantissimo, tanto capiente. Io adoro le pochette, guardate quanto è spaziosa, e ha anche il suo gancetto, veramente bella, cioè è rosa e dietro è viola, quindi potete decidere di metterla sia di qua o di qua. Troppo troppo bella, mi piace tantissimo, guardate quanto è capiente,
troppo bella. E poi ha il logo Wine su la cerniera. Bellissima, veramente bella, mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo. Eccomi qua, sono ritornata un attimo. Ho sistemato un po' la situazione perché non riuscivo a sistemarmi bene. Allora, siamo arrivati al numero 7. Numero 8, eccolo qui, qui davanti. Adesso crollerà tutto, perdonatemi. No, grazie al cielo non crolla niente. Eccolo qua, questo è il numero 8. Cosa ci sarà mai? Nella scatolina numero 8 ho trovato questo rossetto liquido, si chiama Infallible Matte Color 24 ore Wine Liquid Lipstick, e guardate il pega 50, è bello. Quando l'ho visto nel sito l'ho preso perché mi piaceva tantissimo, veramente bello, c'ha vari colori. Io ho preso questo rosino perché mi piace anche usare i nude, e quindi ho preso questo qua. Il packaging è stupendo, guardate quanto è bello, tappo del packaging è anche così molto lussuoso, mi piaceva tantissimo. Andiamo avanti, abbiamo, oddio, è cascate tutte le scatoline. Allora, numero 8 abbiamo aperto, giusto? Numero 9 è questo qua, andiamo a Tetris. Ping. Numero 9 è questo qua. Eccolo qui, vado ad aprirlo. A few moments later. Eccolo qui, un altro rossetto, questa volta l'ho preso rosa fucsia. Ho voluto prendere anche un colore perché mi piacerebbe tanto usare anche qualche colore fucsia acceso. Questo qui è bellissimo, si chiama Winey Velvet Creamy Lip Color, ed è appunto creamy, non è matte, però è bellissimo, mi piace tanto, non vedo l'ora di provarlo. Numero 10, andiamo, numero 10, bisogna cercarlo perché penso che sta qui nascosto. Dove l'ho messo il numero 10? Ah, sta qua, l'avevo messo qui, non l'avevo nascosto. Eccolo qui, sta proprio in questo punto qua. Scusate, era qui, è questo qui. Ho dovuto rimodificare un'altra volta la posizione perché casca tutto. Questo video è un po' particolare. Il numero 10 è questo qui. E cosa conterrà il numero 10? Ve lo faccio vedere con il pluriball, con il pluriball deve esserci qualcosa di particolare, ed è un blush. L'ho preso fucsia perché volevo abbinarlo al rossetto, infatti vedete i colori sono simili, ovviamente non sono uguali. Questo è il blush, si chiama Wining B Matte Blush. Ed è questo qua, bellissimo. Andiamo avanti, numero 11 è dietro a questa casella qui. Adesso dovrò un attimo modificare di nuovo tutto. Eccolo qui, lo vado a prendere e vado a rimettere a posto le caselline perché mi piace pescarle. Il numero 11 è bello gigante, bello grande. Molto grande, la scatolina è molto grande. Cosa conterrà? Andiamo ad aprirlo insieme. Oh sì, non vedo l'ora di utilizzarlo. Ho preso la terra maxi della Winey, ed è questa qui, guardate quanto è grande, cioè è gigante, bellissima, mi piace tantissimo. Ha la stella stampata sul packaging, se ci riesco ve lo apro. Eccolo qua, intanto vi faccio vedere anche l'interno, ed è bellissima, cioè stupenda.
Sto contentissima, non vedevo l'ora. E poi le andrò a utilizzare tutte quante queste cose, perché assolutamente voglio utilizzarle. Andiamo avanti. Abbiamo scartato la 11, abbiamo aperto la 11. La numero 12, numero 12. Eccola qui, sta qua sotto. Numero 12. Questa è il numero 12. Cosa conterrà? Qualcosa di morbido. Ho preso questo questa fascia che io adoro, l'avevo vista parecchio tempo fa su Wine e alla fine ho deciso di prenderla perché è bellissima. Guardate quanto è bella. Oh my god, rosa cipria. Questa qui la uso sia per fare il trucco ma anche per la skin care, perché io ne ho una un po' brutta e invece con questa posso farmi anche la skin care con calma. Io la userò anche per truccarmi, è bellissima, morbidissima, cioè la stoffa è morbidissima con la stampa su tutte e due le parti del fiocco con la scritta oh my god, guardate quanto è bella, cioè è stupenda ed è della mia taglia, mi sta benissimo. Numero 13, questo calendario così sarebbe bello acquistarlo già pronto. Sarebbe fantastico un calendario così. Numero 13, anche questo è gigante. Due caselle, abbiamo iniziato ad aprire due caselle grandi. Numero 13. Che cosa sarà? Uno specchietto, questo lo andiamo subito ad aprire perché lo voglio vedere anch'io. Volevo scegliere una fantasia ma purtroppo andava random, non potevi sceglierlo te, la fantasia la sceglieva la Winey, però a me è andata bene perché mi è venuta fuori questa fantasia con tutte le rose e gli schizzi, il rossetto con la bocca con il rossetto, e secondo me ci sta bene con la mia personalità, perché io sono un artista tra virgolette, in più c'è la rosa e la bocca con il rossetto, quindi è bellissima. La voglio andare subito ad aprire per vedere com'è. Eccolo qui, l'ho aperto, mi piace tantissimo, è bellissima. Si apre così, la cosa bella è che è richiudibile, non è quelle che hanno solo lo specchio. L'unica pecca che adesso mi rendo conto, la plastica qua molto leggera, però va bene lo stesso. Qui dietro c'ha la texture di legno, sembra legno, troppo carina, e all'interno troviamo, vi faccio vedere così, troviamo uno specchio che ingrandisce e l'altro normale, da borsetta, è veramente bello, mi piace veramente tanto, troppo troppo carino. Trovate ovviamente altre fantasie, però penso che vi arrivino random, a me mi è arrivata random, io volevo sceglierla ma ahimè pazienza. Numero 13, andiamo al 14 è questa qui, sta qui, in questo punto qui. Eccola qui, questa è la numero 14. Cosa ci sarà all'interno? Oh, una scatolina. Ah, che bello! Allora, ho trovato questo duo di matita e mascara, quindi questa casellina vale doppio. Ed è fatta così, ve la faccio vedere. Allora, ci sta il mascara che si chiama Volumizing Intense Black. Non li apro adesso i mascara perché ce n'ho tanti aperti, però volevo farvi vedere comunque il mascara, come è fatto, così. E poi c'è la matita per gli occhi che mi serve sempre. Questa qui si chiama Intense Black Eyeliner. È una matita, però la chiamano eyeliner. Bellissima. Cioè, questo kit è veramente carino, mi piace veramente tanto. Quando l'ho visto l'ho voluto prendere, poi il costo era giusto, diciamo non era tanto alto, quindi ho voluto approfittarne, diciamo. Andiamo avanti, il numero 14, siamo arrivati, numero 15. Numero 15 è questo qui, questo sotto. Questo purtroppo mi si è cascata la colla sopra e quindi ha fatto un po' di macchia, diciamo, però non fa niente. Numero 15. Andiamo a vedere che cosa c'è all'interno. Che cosa sarà mai? Oh sì! Allora, avevo preso questo spray per fissante che io utilizzerò per bagnare i pennelli soltanto, ed è perlato,
bianco l'ho preso, si chiama Winey Glow Luminous Spray. Purtroppo qui mi è andata via la scritta, ve lo dico qua. Illuminator fissatore di trucco. Fissatore di trucco, dovrebbe essere un fissante, ma io lo uso per bagnare i pennelli, dato che uso sempre quello di Essence. Questa volta voglio utilizzare questo qua, veramente bello da provare, lo proveremo sicuramente in un trucco, preparatevi. Oddio, mi sono persa, eccolo qua, numero 16, questo qua, siamo quasi addirittura d'arrivo. Abbiamo quasi finito tutto il calendario praticamente. Allora vado un attimo a togliere il 22, prendo il numero 16 e rimetto il 22 qua. ho utilizzato anche il cartoncino, ho riciclato il cartoncino della cassettiera, quindi è tutto da ho recuperato tutto. Il numero 16 è lunga, anche questa è lunga, eccolo qui. Cosa conterrà? Non cascare, siano guai se mi caschi. Dovete vedere il tavolo quanto è pieno. Che cosa sarà? Oh sì! Allora, ho preso questo questa matita per le sopracciglia, che aveva anche la card per le sopracciglia, come si chiama? Aspettate che ve lo dico in italiano. Non mi viene in mente come si chiamano le forme, diciamo, delle sopracciglia, perdonatemi, non mi viene il nome. Lo stencil, vedete, mi sono ricordata, c'ha lo stencil e la matita, solo che non so se la matita è marrone o nera. Questo è un mistero perché non c'è scritto. Io spero che sia nera o almeno color ebano per le sopracciglia. È due in uno, appunto, c'è la matita e c'è il pettinino. Io ce n'ho già uno, già aperto, questo infatti non lo apro, l'ho preso solo perché volevo più là volevo provare anche lo stencil. Ed è fatto così, bellissimo. 16, 17, 17 sta qui. Sì, non è cascato niente, avevo paura che mi cascava tutto. Cioè, vedete la parte bianca perché in fondo ho messo un cartoncino per non far crollare tutto, diciamo, per far venire le cose più in avanti. Numero 17, eccolo qui, si è pure aperto fortunatamente, ed è questo qui. Cosa conterrà? Oh, ve lo faccio vedere, io sono piena di fili della colla. Eccola qua, cosa sarà mai? Una palettina, un'altra palettina. Questa palettina mi piaceva tantissimo. Mi si è pure graffiata, peccato. No, mi si è proprio rotta. Vabbè, non fa niente. È il numero 7, sono 7 cialdine. Sono 7 cialdine, poi il numero 7 è il mio numero fortunato, quindi ho voluto mettere anche qualcosa che... Ho voluto prendere, ovviamente, qualcosa che mi... mi piaceva personalmente. E questi sono i colori, cioè è bellissima. Questa palettina mi piace tantissimo, c'erano di vari colori ma io ho scelto questa perché ovviamente io sono fissata col dorato e quindi ho preso questa, però c'è anche un argento, poi questa qui è perfetta anche per il Natale. E ci stanno 3 matte e 1, 2, 3, 4, 5 shimmer, bellissima, veramente bella, non vedo l'ora di farci un trucco. Eccola qui, bellissima. Andiamo avanti. Abbiamo detto il... Oddio, non mi ricordo più qual è. Aiuto, il 17. Sì, adesso mi ricordo. 18. 18 è questo qui. Eccolo qui. Cosa ci sarà all'interno del 18? Un altro rossetto. Questa volta l'ho preso sempre un po' fucsia, ma un po' più leggero. Non dovrebbe essere proprio fucsia, perché non mi ricordavo di averne preso uno già rosa. Questo qui è quello che ho già, che ho utilizzato sul vlog, quello mukbang. Io ce l'ho marroncino, se non mi ricordo male, che è questo qua, adesso lo faccio vedere, ce l'ho qui proprio a portata di mano.
e ho voluto prendere anche il rosa, infatti sul video vi dissi non so se ne ho comprato un altro, effettivamente ne avevo già comprato un altro ed è questo qua rosa, mi piace tantissimo, rimane su tanto tempo sulle labbra, non va via, rimane lì anche con la mascherina, troppo bello. È andato via solamente quando ho iniziato a mangiare con l'olio, però rimane un bel po', veramente bello. Si chiama Matte, Winey Matte 24 ore, troppo bello. 19, passiamo alla 19, che è questa grande. Eccola qui, questa è la 19. Cosa avrò preso? Cosa avrò messo nella scatolina? Oddio, c'ho lo scotch che mi si appiccica da tutte le parti. Cosa avrò preso? Oh sì, mi ricordo, le spugnette per il viso. Queste sono, questo è un cuoricino che però è a metà, non so se riuscite a vederlo, se io faccio così si vede un po' che è diviso a metà. Ed è una spugnetta per il viso. L'avevo presa, questa qui purtroppo, questi alcuni acquisti li avevo presi parecchio tempo fa, c'erano gli sconti e l'avevo presa con un prezzo proprio minuscolo. E dato che le spugnette io le uso tantissimo, ho voluto prendere questa. Questa non la apro, aspetto di finire le altre, poi aprirò anche questa. Troppo carina, l'ho presa viola perché c'era solo questo colore, ma è bellissima, cioè stupenda. 19, siamo arrivati agli sgoccioli, perché siamo alla casellina numero 20. Metto questo, l'abbasso, tolgo questo perché tanto ormai non ci serve più per dividere. E questo è il numero 20, siamo quasi alla fine. Numero 20, cosa avrò messo nella casellina numero 20? Una palettina. Sì, che bello, non vedo l'ora di utilizzarla. Questa è un must have della linea della Winey per quanto riguarda il viso. Si chiama Everyday Face Palette. Va proprio a ruba questa. Sono riuscita a trovarla per un pelo perché è molto molto bella. Ci sta un illuminante, un blush e una terra. Si può fare un trucco del viso quasi completo perché ci sta proprio tutte e tre le cose che servono per il viso. Ed è bellissima, io l'ho presa sui toni del pescato, il bronzer l'ho preso quello più scuro e poi c'è l'illuminante che è bellissimo, questo rosino che a me piace tanto, troppo troppo bella, da provare assolutamente. Eravamo al 20, 21, abbiamo quasi finito, peccato, ci dovevo metterne altri, a 30 arrivavo. 21, questa qui è grande così. Cosa ci sarà all'interno? Una scatolina che contiene, finalmente, non vedo l'ora di utilizzarlo, finalmente, un eyeliner. Si chiama 2 in 1 Coal Black Stamp Eyeliner. È un eyeliner con un feltrino con lo stampo. Ve lo faccio vedere così, adesso lo tiriamo fuori e lo vediamo. Ed è questo qua. Quando l'ho visto ho detto lo devo provare perché io faccio fatica a fare la purtroppo è sigillato, vabbè lo apriremo più là. Allora da questa parte qua ci deve essere ecco, da questa parte qua c'è l'eyeliner, da quest'altra parte qui c'è lo stampino, lo apriremo in seguito perché adesso il video è venuto tanto lungo perché abbiamo aperto tutte le caselline, però ci faremo sicuramente un trucco. Voi fatemi sapere nei commenti se volete vedere un trucco con questi prodotti, che io ve lo realizzo molto volentieri, tanto ce l'avevo già in programma. E soprattutto quale dei prodottini volete che faccia il trucco, perché ovviamente non utilizzerò proprio tutto, ma bensì qualcosina. Quindi le due o tre cose che mi andrete a scrivere sotto nei commenti, io le proverò in un video. 21, abbiamo aperto, giusto? Sì, 21. 22, eccolo qua. Il bello lungo, che cosa sarà? 22, questo qua, da questa parte qui, un pennello. Ho preso un altro pennello piatto perché diciamo che avevo fatto due acquisti divisi, però questo qui doveva essere un po' più piccolo. Adesso qui sono invasa da, ecco, è cascato tutto, perfetto, top. Devo vedere la differenza perché io li ho messi dentro. No, questo è più piccolino rispetto a questo è più grande e questo è più piccolino.
vabbè, una scatolina mi è cascata. E anche qui ho dovuto parare perché sennò non c'entrava. Ed è questo qua, si chiama Winey Pro 13, mentre questo qui è il Pro 8. Eccolo qui. Ed è questo qui. Bellissimo. Eccomi qua, scusate, mi si era scaricata la mi si era scaricata la fotocamera. Siamo rimasti con due numeri, il 23 e l'ultimo numero, il 24. Il 23 è questa scatolina piccolina. Cosa avrò messo all'interno di questa scatolina? Qui sono sommersa da scatoline. 23 è questo qui. Ed è un illuminante. Questo qui si chiama Natural Luster Highlighter. Bellissimo, bellissimo questo illuminante, non vedo l'ora di provarlo. L'ho preso bianco perché mi piaceva cambiare colore, perché prendo sempre dorato, rosato, e questa volta l'ho preso bianco, da provare assolutamente, non vedo l'ora di provarlo. Ho voluto prenderlo anche singolo perché ce n'ho anche un altro, però questa volta ho voluto cambiare. Ma passiamo all'ultimo, l'ultima casellina. Il calendario è completamente vuoto, lo vado ad appoggiare per terra perché sennò non c'entro più. E per questa ultima casellina mi voglio avvicinare per farvi vedere l'ultima cosa che avevo acquistato da Winey, ed è la parte più succulenta, perché ovviamente il 24 ci deve essere sempre la cosa più grande e più bella, ed è una mega palettona della Winey. Controllo se si è rotta perché ha fatto un piccolo volo. No, è intatta, grazie al cielo. Ed è questa qua, si chiama Winey, cioè, ed è quasi completa perché ha quattro ombretti shimmer, tutti shimmer satinati, un blush, due blush e un illuminante. Ed è questa mega palettona qua, questa io la volevo tanto, ho preso i colori più particolari che c'erano sul sito, poi ci stanno questi due blush e questo illuminante. Questo è un champagne, quindi ho anche altri illuminanti da provare, ed è veramente bella, mi piace veramente tanto, troppo troppo bella, stupenda. Questi sono tutti gli acquisti che avevo fatto sotto forma di calendario dell'avvento. Questo è stato il mio calendario personalizzato, ve lo faccio rivedere, queste sono state le scatoline. Mi piace tantissimo come l'ho fatto, può essere un'idea anche per voi se volete fare un regalo a qualcuno e magari avete tante cose da regalargli, potete farlo sotto forma di calendario dell'avvento. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia dato idea per qualche regalo di Natale che potete fare da voi. Io mi sono divertita tanto a spacchettare tutte queste scatoline, che sono stata veramente contenta a farlo e non vedevo l'ora di fare questo video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciatemi tantissimo, fatemi tanti commentini, fatemi sapere appunto qual è il prodotto che vi è piaciuto di più all'interno di questo calendario, fatemi sapere, come ho già detto, quale prodotto volete che vado a provare in un video, mentre mi farò un trucco. Mi raccomando, attivate la campanellina ed iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!